doppia qui al Palazzo della Cultura. È sempre importante per la città avere nuovi stimoli dal punto di vista culturale. Ma è bello vedere innanzitutto come il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, anno dopo anno, con sacrifici, con impegno, con programmazione soprattutto, si sia trasformato, sia divenuto un vero, un concreto punto di riferimento per l'arte, per la cultura, per la bellezza nella nostra città. Di questo va dato merito ai nostri uffici, va dato merito ad Anna Franco, naturalmente anche al consigliere Quartuccio. Oggi inauguriamo un'ulteriore mostra qui al Palazzo della Cultura, una mostra che al termine della quale però si arricchirà ulteriormente il catalogo espositivo, mi verrebbe da chiamarlo così, all'interno del palazzo, perché gli espositori lasceranno in dono alla città metropolitana una loro opera. Quindi, oltre alla bellezza della mostra, oltre alla tematica significativa, quindi dell'universo femminile che si affronta con questa mostra, cerchiamo anche di far rimanere qualcosa in più sul nostro territorio, oltre il periodo della mostra stessa. E naturalmente è l'occasione anche per mettere in luce artisti e scultori che magari si conoscono di meno. È una scelta vincente, è una scelta che è iniziata qualche tempo fa con la mostra di Banksy e proseguita poi con quella degli Obei. Oggi vive un altro momento importante, da qui fino a gennaio, segno che è un luogo, come ad esempio il Palazzo della Cultura, vive anche rinnovando la propria offerta, e questo si inserisce all'interno della programmazione culturale che come città metropolitana stiamo cercando di offrire.